Ciao ragazze, bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio farvi vedere cosa c'è nel mio beauty delle vacanze, quindi tutti i prodotti che porto con me in vacanza o comunque tutti i miei top per l'estate 2016, tutti i miei preferiti per quanto riguarda il make up, i solari, gli anticellulite, creme idratanti, doccia schiuma eccetera e tante altre cosine carine. Allora, questo è il mio beauty super estivo che mi ha regalato gentilmente Pupa, è veramente carinissimo, anche per portare le cosine in spiaggia. Comunque ho deciso di mettere tutto qui dentro, di trucchi e quant'altro potesse essere utile per il make up. Allora, iniziamo subito. Il primo prodotto che porto è questo qui. Questo è una BB cream, una crema idratante colorata che contiene anche il perfezionatore del colorito effetto abbronzatura. In realtà è una crema colorata molto leggera, però copre i rossori, mi piace abbastanza, e inoltre dà questo colorito dorato abbronzato molto carino, che se avete l'abbronzatura, anche un pochino di abbronzatura, secondo me sta veramente da Dio. E ho deciso di portare questa in vacanza perché è leggera e veloce. In 2 secondi ho fatto questo trucco. Inoltre ha anche il fattore di protezione solare 20 ed è oil free, ottimo perché non fa venire i brufoli. La mia tonalità è la 001 light. Poi, per fissare la BB cream, che in realtà potrebbe anche non essere fissata perché comunque è una crema, però io preferisco sempre fissarla, porto con me una cipria. Questa è di MAC, la medium golden. Utilizzo questa essenzialmente perché è compatta, quindi si può portare facilmente in borsa, contiene anche lo specchietto all'interno e perché è una tonalità che va bene comunque per l'estate, io ho questa tonalità qui. Poi, per andare a perfezionare il trucco, decido di mettere sempre il blush, un po' di terra e l'illuminante, che secondo me è immancabile per l'estate. Allora, quest'anno come terra non mi sono tanto piaciute le collezioni estive per quanto riguarda la terra, per esempio della Pupa non mi sono piaciute granché le terre perché mi sembravano troppo rossicce, però ho trovato questo blush, che in realtà è una terra perché è marroncino, che io uso come terra. E inoltre c'è lo specchietto e, cosa comodissima, c'è dentro il pennellino, che per quando siete in viaggio, in vacanze, non volete portare 1000 prodotti, è fantastico. È leggermente brillantinato, ma in realtà non si nota tantissimo, ma comunque per l'estate, cioè, per me non ci sono veramente regole per quanto riguarda glitterini, brillantini eccetera, perché io sono per l'incarnato super luminoso. Poi vi metto la lista con tutti i prodotti scritti bene sotto nell'info box, basta cliccare su leggi altro e vedete tutta la lista, oltre che tutti i miei social network su cui mi potete trovare, quindi Instagram, Facebook, dove metto i nuovi video quando escono perché magari non vi compaiono su YouTube, o anche alcune cosine che sto provando o qualcosa che mi è piaciuto. Quindi seguitemi anche sui social perché così rimaniamo sempre in contatto. Per il blush ho deciso di portare anche io, vi consiglio anche a voi, una tonalità sul pesca rosa, comunque sul pesca, sempre di questa linea Pupa Like a Doll Maxi Blush, con dentro il pennellino, comodissimo per l'estate che non abbiamo voglia di portarci 1000 pennelli. E poi immancabile un illuminante, anche se comunque è tutto molto luminoso, però a me piace tantissimo. Questo è il mio cagnolino che sta dormendo, vero Raiden? E questo è un illuminante che uso, è della linea questa dell'anno scorso, Golden Infusion di Pupa, anche questo è infuso di luce, voi ovviamente portate quello che avete, e mi piace molto perché dà delle pagliuzze proprio dorate. Per quanto riguarda i pennelli, ne porto solo 2. Porto il pennello da sfumatura, questo è il 217 di MAC, fantastico, porto solo questo, non porto ombretti né niente perché dopo vi farò vedere cosa porto, uso solo matite e per dare una leggera ombreggiatura uso i fard, quindi il blush, quello là marroncino che sarebbe da terra, un pochino nella piega dell'occhio, con questo pennellino qui va veramente da Dio. E invece come pennellino, non ho voglia anche qui di portarmi un super pennello, ho trovato questa alternativa fantastica della Neve Cosmetics, è il mini kabuki, troppo carino, questo non mi ricordo come si chiama, però veramente lo trovate sul loro sito, è utilissimo, non ci avevo mai pensato per i viaggi, perché con questo ci passo comunque la cipria, per esempio, io lo porto per questo, in realtà poi si può usare anche per il blush, per la terra, un po' per tutto. Mi stavo dimenticando, sempre per la base viso, importantissimo, diciamo, se voi avete un pochino di occhiaie,
Il correttore, io ho trovato una valida alternativa in questo, che è sempre della Pupa, il Pupa Cover Cream Concealer, che lo sto utilizzando tanto in questi giorni che sono lievemente abbronzata e lo trovo perfetto per l'estate perché è un correttore aranciato, liquido, però è molto leggero ma allo stesso tempo va a coprire le occhiaie dando luminosità ed è il numero 004, inoltre con l'abbronzatura, cosa che in inverno non si può fare, questa tonalità va benissimo anche per illuminare, quindi un pochino il naso, il mio mento che è fuggente, un pochino la fronte, anche sotto l'arcata sopraccigliare lo uso tantissimo perché sì, è un aranciato però è sempre più luminoso, più chiaro rispetto al colore dell'abbronzatura, quindi sta veramente da Dio. Mi raccomando, con l'abbronzatura non usate dei correttori bianchi perché vi ingrigiscono la zona, è veramente brutto il risultato. Sì. Per gli occhi, vi dicevo prima, non mi va di usare ombretti o altro, uso solo matite d'estate, mi sbizzarrisco alla grande con le matite color bronzo, dorate, perché secondo me sono quelle che vanno meglio per l'abbronzatura. Se a voi piace andare al mare truccate, perché ad alcune ragazze piace andare al mare truccate o avete una festa in piscina eccetera, vi consiglio questi che sono i matitoni della nuova linea sempre estiva, Made to Last Eyeshadow Waterproof. Allora, ho trovato, allora, questo è un classico, un colore champagnino che va messo all'interno dell'occhio, quindi leggermente, no, non leggermente, brillantinato, però champagne per illuminare. E poi ho trovato un bellissimo colore, almeno per i miei occhi, secondo me è fantastico, che è questo marroncino, il numero 15, che a me sembra che viri leggermente al rame dorato e mette tantissimo il risalto agli occhi chiari e anche gli occhi verdi come i miei, per esempio. E questi sono da sfumare super velocemente perché poi si fissano, non li muovete più, cioè si capisce proprio che potete anche entrare in acqua e non vanno via perché proprio si fissano la pelle. Se no, potete portare delle matite e io porto sempre la matita color bronzo, poi porto sempre una matita marrone scura, che sempre per l'estate i toni del marroncino vanno alla grande, e poi questo che ho adesso nell'occhio, che è una scoperta di questi giorni, che è viola, e secondo me sta proprio bene con la bronzatura. Per quanto riguarda le labbra, allora, immancabile assolutamente la protezione solare per le labbra, mi raccomando, almeno le mie si bruciano sempre ogni estate, perché poi non ci facciamo. Per le labbra voglio portare, allora, per quanto riguarda un rossetto, mi piace tantissimo questo rossettino qui, che è il Due Baci della Neve Cosmetics, che per chi non la conoscesse è una linea di trucchi tutti minerali, naturali, quindi senza siliconi, senza schifezze chimiche, eccetera. C'è da una parte il contorno, la matita per fare il contorno labbra, e dall'altra il rossetto, e tutto in un'unica matita. È comodissimo secondo me da portare in viaggio, il colore è veramente fantastico. E porto, questi sono due gloss della linea Miss Pupa, e porto questi due colori, un rosino molto glitterato e l'altro che è questo che indosso, un rosso più strong per una serata in cui vogliamo dare più colore al nostro viso, che è questo qui. E poi porto due mascara, il mio The Real della Benefit, uno dei mascara penso migliori in commercio. E poi, siccome è estate, voglio portare anche un mascara blu, questo è della linea Yves Rocher Volume Vertige. E poi passiamo un pochino alla cura del corpo. L'autoabbronzante, questo di Lavera, io stessa ce l'ho su adesso, l'ho messo solo due volte in realtà, è un autoabbronzante veramente fantastico. Lavera è una linea bio che trovate su internet, Ecoverde, questi di là, ma anche per esempio da Natura Sì, questi negozietti qui naturali, è veramente ottimo perché dà un colorito leggero, dorato, che si può modulare aggiungendolo giorno per giorno. E io lo uso d'estate perché? Perché avendo la pelle molto chiara e molto sensibile, e essendomi esposta per anni al sole come una pazza senza protezioni, sono arrivata a un certo punto in cui mi è scoppiato un eritema solare, ovviamente, e ogni anno mi venivano dei profili allucinanti, tutte bolle dappertutto, perché a furia di fare la pazza sotto il sole è successo così. Quindi da quel momento io uso solo protezione solare 50 più, mi metto all'ombra, sto sotto l'ombrellone, cerco di prendere meno sole possibile perché ho paura di... perché sinceramente il sole mi rovina la pelle, mi fa uscire un sacco di brufoli
è un casino, quindi ho deciso di provare questi due abbronzanti. Non sapevo come funzionassero, devo dire che mi sono trovata molto bene con questo. Come funziona? Basta fare uno scrub su tutto il corpo. Infatti io con me porto lo scrub tascabile, questo della Yves Rocher all'albicocca, buonissimo. Questa è la versione mini perché era il regalo nelle cartoline che vendono se avete la loro tessera. Se fate la loro tessera, ogni mese vi arrivano a casa delle cartoline con dei prodotti da ricevere in regalo, oltre che degli sconti, ma c'è anche in versione grande. Però questa versione da viaggio, quindi la porto questa, è per il corpo. E poi, a pelle pulita e asciutta, metto questo autoabbronzante facendo attenzione alle zone come i gomiti, ai polsi, alle mani e ai piedi, le zone più secche. Lo metto e procedo diverse sere a metterlo. Deve agire però diverse ore, quindi consiglio di metterlo la sera prima di andare a dormire, e poi il giorno dopo vi trovate questo colorito un pochino più abbronzato dorato, secondo me è molto carino. Vi dicevo prima che io ho bisogno di un abbronzatura, ho bisogno di proteggermi tanto, ve lo consiglio anche a voi perché il sole fa male, cioè va bene prenderlo la mattina presto o comunque la sera sul tardi, però alle 12 so che tutti lo fanno perché vogliono l'abbronzatura, ma poi io mi sono chiesta perché, se tanto poi succede cioè se tanto poi deve solo farmi male o adesso o tra qualche anno, quindi uso questa escamotage qui per avere comunque l'abbronzatura e mi proteggo. In genere uso l'Avène Thermal Spray 50+ con cui mi trovo da Dio. Invece ultimamente, già dall'anno scorso, ho iniziato a provare sulla Ribuva perché ovviamente collaborando me li mandano, e devo dire che mi sono trovata da Dio, e ve l'ho anche detto su Instagram perché ovviamente avendoli provati d'estate non è che potevo dirvelo a giugno, cioè d'estate ed agosto, per me d'estate non potevo dirvelo a giugno come sarebbero stati, e quest'anno me l'hanno rinviato nella versione tattoo, ed è fantastico questo, ve lo consiglio tantissimo. È il Tattoo Protection 50+ spray invisibile, ideale per tatuaggi, nei cicatrici, macchie cutanee, resistenti all'acqua, al corpo, all'acqua, antisabbia, e per il corpo e per il viso. È fantastico. Che cos'è praticamente? È un'acqua che si spruzza e dà questa protezione, ma vi giuro, un'acqua ovviamente un pochino oleosa, vi giuro che non dà assolutamente fastidio. L'anno scorso l'ho provato su diversi maschietti, che loro sapete che a loro non piace tanto mettersi le creme e cremine, cioè gli è piaciuto così tanto che sono fatti il giro tutti con il mio spray 50+. Mi è piaciuto tantissimo anche a me perché veramente rinfresca proprio la pelle. E questo bene. Porterò con me anche il dopo sole, sempre della stessa linea, questo è il Super Latte Dopo Sole, prolungatore di abbronzatura, rinfrescante, lenitivo e idratante riparatore. E poi ho portato con me un prodotto nuovo che non avevo ancora provato, è una novità di quest'anno, se l'avete già provato ditemelo, che è il Super Acqua Abbronzatore Intensivo, sempre della Pova Multifunzione. È un attivatore di melanina e acceleratore di... Una secondo me un pochino più carina è che è una doccia antisalsedine, ovvero se siete al mare e non c'è la doccia, spruzzate questo e rinfresca, se non avete la possibilità di togliervi il sale di dosso. Adesso stiamo parlando di doccia, parliamo di doccia a casa. Ho provato questi prodottini qui della Yves Rocher, che sono dei bagno doccia buonissimi di questa linea estiva, al cocco, è un profumo fenomenale, io lo adoro veramente. Veramente buonissimo, lo sento anche dopo sulla pelle, questo provatelo perché è molto buono come profumo. Poi ho voluto prendere anche questo, che ancora in realtà non ho usato, ma è un profumo paradisiaco, io il mango lo adoro come profumo, ed è questo qui, in versione piccolina, quindi secondo me da viaggio ci sta da Dio, cioè sia in questa versione che quella più grande. Parlando di dopo doccia, andiamo con un anticellulite che ho già provato sto provando da diversi mesi e mi sta piacendo molto, stranamente, che è questo, l'anticellulite gocce d'urto azione lipoattiva, per cellulite visibile e consolidata, arricchita con estratto di plancton marino e olio di caffè verde. E un prodotto così, un olio che si applica con questo erogatore qui sulle zone in cui avete la cellulite, massaggiando. Effettivamente devo dire che la pelle la vedo più idratata, più distesa, devo dire che mi sta piacendo molto. E poi ultimissima ma non meno importante scoperta di non si vede forse dove l'ho fatto, ah qua, di questi ultimi giorni, i tatuaggi gioiello. Praticamente vanno tantissimo questi tatuaggi effetto oro argento per l'estate,
ragazzi, li ho provati in questi giorni, visto che sono un po' abbronzata. Oh, ma durano veramente tanto, cioè ho fatto quasi fatica a toglierli. Io ho quelli Gypsy Chic e Wildflower, però esistono in diverse, esistono anche altre due edizioni, e diciamo, veramente secondo me sono carinissimi. Praticamente sono dei tatuaggi temporanei come quelli che usciamo da piccoli, solo che sono super resistenti in realtà. Praticamente cosa si fa? Si prende il tatuaggio, ora vi faccio vedere, per esempio possono essere questi così, questi sono della linea Wildflower o Gypsy Chic, che sono veramente troppo carini. Con, oh che belli, con le piume, no, secondo me sono carinissimi. Si ritaglia, si applica, si stacca la plastichina che c'è sopra, si incolla sulla pelle, si mette sopra un po' d'acqua, aspetti 30 secondi, tiri via il tatuaggio e viene. Vi ho messo una foto su Instagram, la si vede veramente da Dio, come vedete il tatuaggio, e devo dire che in questi giorni li ho provati, oh ma... per sbaglio mi grattavo, mi toccavo, addirittura mi sono fatta anche la doccia ovviamente, e non è andato via veramente, anche se gli consigliano di non usare sopra prodotti oleosi eccetera. Oh, non è andato via, per toglierlo ho dovuto insistere molto con un prodotto bifasico. E niente, questi sono i miei top dell'estate 2016 e i miei prodotti che porterò con me al mare. Fatemi sapere i vostri e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!